nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Mura e Rizzetto in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Ricordo altresì ai colleghi deputati che partecipano da remoto che devono rendersi visibili, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento e che non possono collegarsi da luoghi aperti al pubblico in cui siano comunque presenti altre persone né da mezzi di trasporto. L'intervento deve essere udibile, per cui occorre assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile. Avverto che, se non è stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante web tv ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la web tv della Camera dei Deputati. Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità, ricordo che gli auditi hanno a disposizione per l'intervento 8 minuti, in modo da consentire i successivi interventi da parte dei deputati interessati e la replica. Cedo quindi la parola al professor Franco Timpano. Prego. Grazie, proverò a stare ovviamente nei tempi, anche se il tema è ovviamente un tema molto, molto ricco. Faccio una serie di considerazioni che ricostruisco un po' dalla mia esperienza accademica, ma anche dalla mia esperienza sul campo, nell'ambito del polo logistico piacentino. Mi è capitato di occuparmi nel ruolo di amministratore, diciamo in un periodo che non è proprio recente, ma risale circa 5 anni fa, ma proprio esattamente di questi temi. Su questo vorrei appunto anche sottoporvi una piccola proposta. Ripeto, prima di tutto mi pare di poter segnalare che molti dei temi di cui discutevo sul campo, e che sul campo per me vuol dire con gli operatori del settore, con le autorità, quindi non appunto solo in termini di riflessione accademica, si ripropongono ancora con le medesime caratteristiche di qualche anno fa, e ciò mi preoccupa particolarmente perché vuol dire che non ci sono ancora stati significativi passi avanti al riguardo. Io sintetizzo le considerazioni riferendomi a entrambe le risoluzioni le sintetizzo in questo modo. Un primo tema è il famoso tema dell'applicazione delle tariffe minime e del controllo della loro applicazione attraverso gli ispettorati del lavoro in coordinamento col Ministero. Sarebbe opportuno che questa cosa venisse, come dire, in qualche modo stabilizzata a livello nazionale, in modo da rispettare e da controllare che i costi contrattuali siano in linea con i contratti nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi. In questo momento, per quelle che sono le mie informazioni, questa attività si fa a macchia di leopardo e solo in alcuni territori dove c'è magari anche maggiore sensibilità e non dappertutto. Questo è un primo elemento secondo me importante. L'altro tema, che ripeto, vecchio tema anche questo, è la cosiddetta revisione obbligatoria delle cooperative, in particolare allo scopo di individuare le cosiddette cooperative studi. È una revisione che è lo strumento che è già disponibile e che funziona, per quelle che sono le mie informazioni, bene per le cooperative iscritte, e perché questa revisione viene fatta attraverso le centrali, invece non funziona adeguatamente per quelle non iscritte, siccome il problema molto spesso, anche sulla base della mia esperienza, è proprio si riferisce al mondo delle cooperative non iscritte, quelle che poi si candidano più di altri a diventare cooperative spurie e che dovrebbero fare la revisione attraverso enti pubblici, ma pare che questo processo sia particolarmente complesso, duri un sacco di tempo e alla fine non porti al risultato proprio di individuare le cooperative più problematiche. In particolare si tratta molto spesso anche di cooperative che adottano dei regolamenti che disapplicano norme di legge, di contratti nazionali, cosa che ovviamente non si può fare, ma è una prassi che abbiamo trovato piuttosto frequentemente anche nel concreto, che ovviamente è molto più utilizzata dalle cooperative spurie. Soprattutto la risoluzione Rizzetto, ma anche la risoluzione Mura, richiama in modo diffuso il tema anche
dei controlli. Qui ovviamente non si può che concordare che uno strumento fondamentale è il potenziamento complessivo del sistema dei controlli, che appare l'unica soluzione plausibile alle tutte le pratiche di elusione, soprattutto con riferimento alle aziende menzionate dalla risoluzione di Rizzetto, cioè quella, diciamo, chiamiamole in qualche modo estrovestite, cioè quelle che appunto operano in Italia ma adottando sistemi, adottando contratti e previsioni previdenziali di altri paesi. Su questo ovviamente il lavoro vero che va fatto è quello di rendere sempre più omogeneo a livello europeo le norme, in particolare appunto le norme, diciamo, ovviamente di funzionamento del mercato del lavoro, ma anche le norme previdenziali, tema che è sempre piuttosto complicato da affrontare, ma che è il tema che sta allo sfondo, diciamo, di tutte queste questioni. C'è ancora una serie di altre questioni che utile menzionare in questo mondo. L'altro tema importante è il tema della cosiddetta clausola sociale nel cambio degli appalti, che è un istituto evidentemente che può aiutare ovviamente a ridurre gli ambiti di abuso da parte delle imprese sulla disapplicazione dei contratti nazionali, ma è ovvio che è un tema, quello della clausola sociale, che ovviamente si presta in qualche caso a diventare anche un involontario freno al rinnovo delle organizzazioni aziendali, no? Soprattutto in un periodo in cui l'innovazione tecnologica sta interessando anche il settore della logistica. Quindi io penso che il dialogo tra imprese, cooperazione e organizzazioni sindacali sia l'elemento fondamentale, perché questi, che pure sono istituti importanti, quello della clausola sociale, sono convinto lo è, poi non ingessino eccessivamente il settore, perché questa cosa l'abbiamo in qualche modo a volte anche sperimentata. Infine, sono anche convinto che il raggiungimento degli obiettivi che le due risoluzioni pongono non possa arrivare solo dalle procedure e dalle norme, che a volte anzi finiscono col sezionare in modo avverso le imprese, nel senso che le imprese restano poi alla fine solo quelle capaci di aggirare le norme stesse. Occorre darsi invece pochi strumenti fortemente finalizzati a ottenere pochi obiettivi, ho detto applicazione delle tariffe minime, revisione delle cooperative, controlli sulle aziende estrovestite, ma anche per battere un po' la prospettiva, e qui vi voglio proporre quell'idea che mi viene dalla mia esperienza sul campo, sul Polo Piacentino. Ovviamente offrirò anche un contributo scritto breve su questo, ma io penso che si dovrebbe arrivare, e so che all'interno della Commissione esistono sensibilità in questo senso molto forti, perché conosco alcuni dei membri della Commissione e so che hanno interessi anche concreti su temi di questo genere, che potrebbe essere, diciamo, una proposta che secondo me si può basare su questi principi. Uno, identificazione di cosiddetti poli o distretti logistici territoriali in cui è riconosciuta la specializzazione territoriale nell'ambito della logistica, creazione di accordi, patti territoriali di distretto che vedano coinvolti organi di governo e di controllo, prefetture, ispettorati del lavoro, INPS, INAIL, ovviamente le ASL, e tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le amministrazioni comunali, la costruzione all'interno di questi poli distretti logistici di meccanismi di comunicazione e trasparenza degli attori del polo, anche attraverso, questo avevamo provato a fare a Piacenza, una mappa degli appalti che venga pubblicata, che sia riconoscibile. E creazione di un sistema di incentivazione per le imprese virtuose nell'adesione al distretto e di un implicito sistema di dissuasione per le imprese non virtuose che appunto ne determini il disincentivo ad insediarsi nel distretto. Solo attraverso la costruzione di accordi territoriali di questo genere, che poi nell'intervento scritto vi articolerò meglio, a mio parere si può trovare un modo per combattere tutte quelle problematiche che sono evocate dalle due risoluzioni in modo su temi ovviamente diversi. È una sperimentazione che era partita a Piacenza, poi purtroppo si è interrotta per motivi non dipendenti dalla mia volontà, ma che suggerirei. Abbiamo anche appunto un po' di materiale al riguardo che può essere utilizzato. Credo di aver esaurito il mio tempo e mi fermo qua. Grazie professor Timpano, io la ringrazio molto per il contributo che ha voluto fornire e anche per la strada, no, che ha voluto indicare, lo dico perché diversi altri auditi hanno invitato, insomma, il legislatore
a intervenire, certo, per rafforzare i controlli, per fare tutte quelle migliorare tutte quelle procedure che anche lei ha indicato, no? Sulla clausola sociale, sui controlli. Però la vera sfida è l'autoriforma del settore. Quindi, come diceva lei, attraverso una sorta di patto anche territoriale, laddove ci sono i poli logistici più importanti. E soprattutto, ecco, la cosa che mi fa piacere che anche lei l'abbia indicata, è quella di costruire una sorta di circuito virtuoso a cui possono accedere tutte le imprese, quindi estendere anche la responsabilità lungo tutta la filiera della logistica e provare a correggere quei comportamenti invece illegittimi e in qualche modo disincentivare anche le cooperative spurie e tutti quegli altri soggetti che poi pongono in essere comportamenti scorretti attraverso appunto un meccanismo anche digitale, come è stato indicato da altri soggetti, per cui chi deve appaltare ha già la possibilità di verificare attraverso un meccanismo che poi può essere appunto anche digitale quali sono i soggetti che rispettano appunto quelle che sono le regole di una sorta di codice etico che può essere anche alla base di questo patto territoriale. Per cui io la ringrazio molto per questo, perché conferma un po' quello che è stato il contributo anche da parte delle altre audizioni. Vuole intervenire il collega Viscommi, prego. Sì, grazie Presidente, grazie al professore Timpano che mi ha molto colpito non soltanto per l'analisi nella prima parte sulla questione delle tariffe e delle cooperative, sulle quali però non mi soffermo, ma ancora di più per la parte conclusiva del suo intervento, dove ha lanciato questa proposta di una matrice che sia in grado di mettere insieme le filiere e i distretti territoriali, la filiera, le filiere e i distretti territoriali. Io credo che sia questo veramente la vera sfida per il soggetto regolatore, chiunque esso sia, perché da un lato significa assumere una logica di sistema e non più di individualizzazione, come lei poi alla fine sia il discorso contrattuale che il discorso del controllo dell'ispettorato, ma assumere una visione di sistema che è anche una caratteristica proprio del PNRR, quindi da questo punto di vista c'è una coerenza tra il modello disegnato dal legislatore, il modello di resilienza, cioè il modello di sviluppo di questo Paese per i prossimi anni, che è appunto il modello degli hub, degli ecosistemi, del ragionamento in grado di mettere insieme le filiere produttive, le dimensioni territoriali, quindi il polo, i poli per i distretti, per la logistica, i distretti territoriali per la logistica sono sicuramente una cornice all'interno della quale calare gli accordi di distretto e quindi recuperare quella capacità di dialogo sociale e non soltanto fra sindacati e datori di lavoro, ma fra tutti gli stakeholders della filiera, che richiama in qualche misura l'esperienza dei patti territoriali o dei contratti d'area che noi avevamo vissuto negli anni 90, che abbiamo poi dimenticato, ma che in qualche altra misura recenti provvedimenti legislativi stanno cercando di recuperare. Penso agli accordi per la transizione ecologica che sono stati previsti ecologica e digitale che sono stati previsti dalla legge di bilancio dell'anno scorso. All'interno di questi accordi di distretto, questi patti territoriali per la logistica, all'interno di questi patti territoriali può essere meglio affrontato sia la questione delle tariffe minime, del controllo delle tariffe minime, sia soprattutto quello del controllo delle cooperative o comunque delle forme di erogazione dei servizi che possono essere opportunisticamente utilizzati. È chiaro che questo richiede che cosa? Probabilmente su questo chiederei al professore Timpano di voler approfondire la sua proposta anche con i materiali, anche inviando in commissione i materiali che sono stati prima preannunciati, anche sulla base dell'esperienza da lui vissuta personalmente, quanto sia più importante in contesti complessi come quelli di cui stiamo parlando adottare una logica di trasparenza proattiva anziché una logica di mero controllo repressivo. L'esperienza ci dice che il mero controllo repressivo non funziona, alla fine dovremmo avere, come dire, un carabiniere per ogni cittadino, il che non è possibile, mentre una logica promozionale, proattiva, che abbia come fine la trasparenza, ma anche come mezzo per assicurare l'equilibrio delle varie situazioni, un principio di trasparenza credo che sia
il punto più importante. Ora non so se per la trasparenza sia più o meno opportuno un sistema digitale, una piattaforma e così via, ma su questo ovviamente si può lavorare. Su queste tre parole chiave però, polo distrettuale, accordo di distretto, trasparenza delle relazioni intersoggettive fra gli stakeholders all'interno di questi accordi, credo che sia veramente uno stimolo estremamente interessante per la Commissione da riprendere e da formalizzare, se è possibile, anche in una in un articolato normativo in connessione con la legge di bilancio che fra qualche mese saremo chiamati a discutere. Grazie. Grazie onorevole Viscomi. Adesso io proseguirei con la consentire il professor Lanini. Abbiamo iniziato a discutere sul contributo del professor Timpano perché lei non si era ancora collegato. Adesso quindi darei la parola al professor Lanini e poi passiamo alle osservazioni finali, insomma, da parte di entrambi. Prego, professore. Bene, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Un saluto a tutti e al collega, amico e maestro Franco Timpano, che non ho avuto modo di sentire, ma lavoriamo insieme per molte cose, quindi comprendo, conosco il suo valido contributo, ho sentito gli ultimi minuti. Io parto in pochi minuti dalla breve commento dalle informazioni che ci avete spedito e che considero assolutamente puntuali e faccio alcune considerazioni sul tema dell'autotrasporto che riguardava una delle note che ci avete spedito sul tema del distacco transnazionale. Sono anch'io naturalmente d'accordo con le indicazioni propositive fatte, tenendo conto del grande problema che il tema dell'autotrasporto pone, soprattutto in questo sbilanciamento delle attività fra l'Unione Europea, l'Italia, l'Unione Europea ed altri paesi. Tengo però a puntualizzare, do questa informazione alla Commissione, che è il grande tema della mancanza di autisti, sul quale concluderò con una battuta. In Europa mancano 400.000 camionisti, 400.000 autisti, e 400.000 è un numero assolutamente significativo. Dico i dati degli ultimi di uno degli ultimi rapporti di pochi mesi fa, ne mancano da 40 a 60.000 fra Germania, Francia e UK, nel Regno Unito ne mancano 65.000, in Francia 45, in Germania 40.000, secondo i dati nazionali lavorati a livello europeo. Questo, tra parentesi, spiega le forti difficoltà della Brexit, una delle spiegazioni delle forti difficoltà della Brexit. In Italia ne mancano 15.000, in Polonia ne mancano 120.000, quindi il tema dello spostamento a est del problema dell'autotrasporto è un tema significativo. È chiaro che tutti quei meccanismi messi in evidenza in una delle proposte legislative che ho avuto modo di vedere sono assolutamente pertinenti e su questo, se volete, li torniamo. Vado sul tema della logistica con due considerazioni: una sul concetto di logistica sempre più integrata e sempre più trasversale, che sono sicuro riprende le considerazioni fatte dal professor Timpano, e una sul concetto di flessibilità, per finire in pochi minuti, come è stabilito, sul tema della formazione. Ecco, allora, il tema della logistica integrata, certo, noi siamo, io insegno logistica, sono un professore incaricato di logistica e supply chain management all'Università Cattolica, insegno diversi corsi, parlo quindi sul tema generale della logistica e noi diciamo esattamente quello che le aziende fanno e sanno da tempo, la trasversalità della questione di logistica. La logistica non è più solo un elemento limitato al trasporto, non è più solo un elemento limitato al magazzino, è un insieme di attività e quindi di risorse, quindi di lavori che si occupano di gestire il flusso delle merci dall'origine, da quando iniziano a essere merci, anche materie prime, fino alla consegna al cliente finale, può essere anche il consumatore,
e quindi il settore della logistica è sempre più integrato e quindi sono settori che sono trasversali fra di loro. Il trasporto è trasversale ai temi della logistica industriale della materia prima e sappiamo benissimo quanto questo sia così diverso dal trasporto che invece si occupa della consegna dell'ultimo miglio, il delivery dell'ultimo miglio nelle città, con tutti i temi che sappiamo essere legati alla famosa delivery dell'ultimo miglio. Quindi il tema della trasversabilità, della trasversalità e dell'integrazione della logistica sul tema del lavoro ha delle implicazioni importanti, su cui io sono economista di formazione, i giuristi di formazione si occupano da un altro punto di vista, è possibile che voi abbiate sicuramente audito colleghi più giuridici, esperti di lavoro certamente, e magari lo farete ancora. Il tema fondamentale del lavoro e anche della sicurezza del lavoro è fortemente legato a queste interconnessioni della logistica. Per esempio, quelli che vengono chiamati rischi di interferenza. E che cos'è l'interferenza? È quando un'attività si sovrappone a un'altra. Allora, la logistica è l'arte dell'interferenza, perché il vantaggio competitivo nei prezzi, nella lunga catena delle attività logistiche, dal trasporto al magazzino, alla digitalizzazione, eccetera, è un insieme di intersecarsi di funzioni. Allora, per essere molto operativi, ecco che il lavoro ha bisogno, il lavoro che si svolge in questa catena ha bisogno di una forte attenzione in termini di competenze, per esempio, quando si parla di coordinare gli operatori che si occupano di funzioni diverse. Pensiamo per esempio alle operazioni banali di un camion di carico e scarico. Quando il camion carica e scarica in una piattaforma logistica, che è la norma, che non scarica in mezzo a niente, o in una semplice azienda, l'operazione di carico e scarico, un'attività camionistica con funzioni in alcuni casi al trasportatore, in altri casi all'azienda, eccetera, comunque si sovrappongono alle attività logistiche. E questo ovviamente è una sovrapposizione delle funzioni e non sappiamo benissimo quanto molti dei problemi di efficienza logistica sul lavoro e anche di sicurezza del lavoro, cioè il risvolto della medaglia, sono centrati in questo tema di sovrapposizione. L'uso di macchine e di strumenti diversi, macchinari, strumenti, nuove tecnologie, digitalizzazione, impone un approccio anche mentale nel lavoro, che è un approccio trasversale, ma impone anche competenze trasversali, nel senso che un'attività non è più fine a se stessa, ma è integrata in un meccanismo complessivo. Per intenderci, il concetto di logistica e di supply chain management indica semplicemente che in un gioco di squadra, di team, tutte le attività che si occupano di produzione devono coordinarsi con le attività che si occupano di commercializzazione e con le attività che si occupano di distribuzione fisica. Quindi produzione, commercializzazione, distribuzione fisica delle merci che sono totalmente sempre più integrate e quindi anche chi lavora dentro queste funzioni ha questa visione integrata. Questo vale sia a livelli manageriali, naturalmente, sappiamo quanto sia importante la figura dei responsabili quadri o dirigenti della supply chain, che sono trasversali per definizione, devono esserlo, e questo vale anche per le attività di qualifiche più basse, quadri o specializzati vari, dove è vero che rimani specializzato, ma sei specializzato o fai un'attività monomansionale all'interno di un processo che è di per sé integrato. Quindi questo è un tema importante. L'ultimo, il secondo aspetto, quello della flessibilità, ha delle fortissime, diciamo, necessaria per la logistica, ha delle fortissime implicazioni sui modelli organizzativi, non solo business oriented, ma anche dal punto di vista lavorativo, cioè non solo quelli orientati all'attività economica, ma anche all'organizzazione del lavoro, per dirla in italiano. La flessibilità ovviamente è un tema decisivo nel mondo del lavoro, perché c'è una flessibilità interna sugli orari e una flessibilità più esterna
intesa come la capacità di utilizzare in modo flessibile un certo numero di risorse lavorative. Ecco qui il punto su cui sicuramente ha ragionato anche il collega, il professor Timpano, della complessità legata alla precarietà dei rapporti di lavoro, ma sono sicuro che nelle altre audizioni, sia le forze rappresentanti sindacali che rappresentanti delle associazioni imprenditoriali ne hanno discusso di questo, il tema fortissimo della precarietà e quindi della difficoltà di organizzare questo meccanismo di subcontractor, quindi di subfornitura, in qualche modo. C'è questa parola inglese che si usa, che è benching, è importantissima, che vuol dire stare in panchina, una parola nuova. Stare in panchina nel mondo del lavoro, nelle mansioni più basse, vuol dire che sono pagato solo quando sono chiamato, ma in attesa della chiamata non sono pagato, sto in panchina in attesa della chiamata. Ecco, il tema del benching porta con sé una necessità di flessibilità che in qualche modo sicuramente deve essere controllata e deve essere gestita. Quindi, per arrivare alle conclusioni, siamo pronti naturalmente a rientrare in ciascuno di questi punti se la Commissione lo ritiene opportuno, mi pare del tutto evidente che l'integrazione fra precarietà intesa sia in senso stretto che in senso comunque di flessibilità, ecco, di necessaria flessibilità, la trasversalità che richiede, ecco, ha dei punti limiti fortissimi, dei punti su cui esistono dei rischi sia nella prestazione, quindi nella qualità del lavoro, sia sul tema della sicurezza. Quindi tutte le iniziative che la Commissione vorrà portare avanti per sviluppare attività di controllo, di certificazione, di definizione di un modello, diciamo, di supply chain, quindi di un modello di formalizzazione di questa integrazione che stavo dicendo, vanno tutti perfettamente bene. Chiudo con la formazione. È assolutamente evidente che in Italia, in modo particolare, paghiamo una difficoltà di sviluppo della formazione, sia a livello di formazione scolastica, di post diploma, eccetera, sia a livello di formazione continua interna all'azienda. Sul tema della formazione, sui nuovi obblighi che la catena logistica ci porta in evidenza, c'è moltissimo da fare. Attenzione, non siamo in una fase statica. Il nostro paese, in particolare sul tema della formazione, l'alta formazione tecnica, sta facendo passi da gigante. Io personalmente ho insegnato, insegno e faccio corsi a tutti i livelli della catena della formazione. Sono un fautore degli istituti tecnici superiori, gli ITS, che sono, li conosco dall'inizio, ci lavoro dall'inizio, li ho accompagnati dall'inizio, sono al centro di un importante tentativo di rafforzamento dentro il PNRR, come la Commissione sa. Su questo punto siamo ancora un po' lontani, ma siamo in una situazione dinamica, cioè ci sono molte cose positive. Siamo lontani dal modello francese, dal modello tedesco, che fanno della formazione tecnica sia a livello pre-lavorativo, sia durante l'attività formativa. Siamo un po' indietro. Ecco, quindi c'è molto da migliorare su questi aspetti di formazione, che portino con sé proprio non solo gli elementi di conoscenze, di competenze, ma anche questa capacità di visione integrata. Per una visione integrata che implica conoscenze trasversali che si aggiungono alle specificità. Per dirla in un altro modo, il mondo delle aziende, il mondo manageriale negli anni 90 ha fatto sforzi significativi, scritti, studiati oramai sui libri, per diffondere nella cultura manageriale aziendale un'idea di azienda non più sola nell'universo, ma integrata nei processi a monte e a valle, e un'azienda
capaci di dialogare al suo interno con le varie strutture aziendali. E gli sforzi sono stati significativi perché anche nel mondo manageriale era difficile pensare ad una visione trasversale. Lo stesso sforzo ovviamente deve essere fatto, sempre più fatto a livello, di quadri inferiori, perché il tema della formazione è il tema assolutamente strategico. Chiudo con una battuta: prima nel febbraio 2020, prima della pandemia, uno studio internazionale citato peraltro da un altro studio di Confetra, quindi l'organizzazione, una delle organizzazioni degli imprenditori della logistica, aveva riportato quest'idea che nel 2025, eravamo nel 2020, il 27% dei lavori che si sarebbero sviluppati nel 2025 oggi non c'erano ancora, ed era il 2020. Sappiamo cosa è successo nel 2021-2022, già un bel pezzo di quel 27% è partito, e ovviamente da qui al 2025 sicuramente non sappiamo ancora quali sono i lavori. Allora è difficile pensare di immaginarsi di indovinarli, perché se no qualcuno l'avrebbe scritto. Bisogna preparare il mondo delle aziende, il mondo del lavoro, e anche il mondo della formazione, il mondo istituzionale, eccetera, a gestire cambiamenti nell'approccio darwiniano, no? Cioè bisogna essere pronti a saper gestire piuttosto che saper essere tutti furbi prima, perché questo è abbastanza difficile. Quindi è questo invito a lavorare sulle risorse umane. E mi fermo, credo di aver usato i 10 minuti a disposizione, ho perso il controllo, ma direi di sì. Grazie per adesso. Grazie a lei, professore, per il contributo che ha voluto dare a questo nostro approfondimento. Ritengo che anche lei abbia segnalato, insomma, l'altro grande tema, oltre a quello della riorganizzazione del sistema lavorando sul protagonismo dei soggetti che ne fanno parte, che è quello della formazione, dell'acquisizione delle competenze. Quindi sia per rafforzare un settore strategico per il Paese, ma anche per costruire condizioni di tutela dei lavoratori, perché probabilmente dietro formazione, competenze chiare, competenze forti, si nasconde anche la modalità per costruire condizioni di un lavoro di qualità che oggi non esiste nel settore della logistica. Anzi, io credo che questa sia anche la modalità probabilmente per richiamare al lavoro dell'autotrasportatore dei giovani che oggi invece questo lavoro non lo scelgono, anzi lo abbandonano se possono, anche perché è un lavoro particolarmente gravoso anche dal punto di vista fisico, è fatto senza formazione o come ultima spiaggia, è ovvio che non viene scelto. Per cui io la ringrazio molto, chiedo ai colleghi se ci siano altri interventi, no? Vi chiedo la cortesia di avere, se potete, delle memorie che approfondiscono ulteriormente gli spunti preziosissimi che ci avete dato. Vi ringrazio e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. Grazie a voi, grazie.